vennero pubblicate le foto della passeggiata extraveicolare di Ed White, e la Omega rimase sconvolta nello scoprire appunto dalle foto che l'astronauta statunitense stesse appunto portando al polso, fuori dalla navicella e sulla tuta, un Omega Speedmaster. Nel 68, facciamo un salto di 2 anni, l'Omega decide di aggiornare il proprio movimento. Fino a quel momento il famoso movimento di Omega, che aveva animato tutte le referenze sin lì, era il 321. 321, che è un movimento leggendario, come abbiamo detto, che discende dal 27 Croci 12 e che è un movimento molto prestigioso, sicuramente super affidabile, perché come abbiamo visto aveva superato brillantemente tutte le prove che fin lì gli erano state propinate. Ma l'Omega decide di fare una mossa che a molti appassionati è andato un po' di traverso, per così dire, perché il movimento dell'Omega Speedmaster, che fino ad allora abbiamo detto era un ruota a colonne molto prestigioso, molto ben lavorato, con ponti ad arco, viene semplificato secondo me anche perché viene capito dalla casa e anche dalla NASA, probabilmente anche su indicazione della NASA, ma questo non potremo saperlo mai, che era meglio se il cronografo avesse montato un movimento più semplice, più affidabile, più economico, anche più facile da riparare. Quindi venne sostituita la ruota a colonne in favore di una più economica e semplice e anche affidabile, c'è da dirlo, smistamento della cronografia a camme, e tutta una serie di componenti interni come la spirale liscia, le viti di regolazione vennero sostituite le spirali, come ho detto, vengono sostituiti i ponti che passano da arco a forma trapezoidale. Insomma, il movimento dell'Omega Speedmaster diviene il cosiddetto 861 nell'ottobre del 68, che poi diverrà il movimento che ufficialmente sbarcherà sulla Luna. Si passa quindi alla famosissima data che tutti gli appassionati di storia, di esplorazioni spaziali, di Omega Speedmaster conosceranno, che è appunto il 20 luglio del 1969. In quella data, alle 3:15, Buzz Aldrin, che non era il primo uomo sulla Luna, ma il secondo, perché, piccola curiosità, l'Omega Speedmaster di Neil Armstrong, che era il comandante della missione, che è stato il primo uomo sulla Luna, aveva perso il vetro, non chiaramente i vetri di oggi, vetro zaffiro, ma vetro in plastica, vetro in esalite, era saltato, quindi l'orologio era stato compromesso. Quindi un quarto d'ora dopo, no, anzi 19 minuti dopo, Buzz Aldrin mette piede sul suolo lunare per la prima volta con al polso il suo Omega Speedmaster. In quel momento la storia dell'Omega Speedmaster, quasi come se questo orologio se lo fosse sentito sin dalla sua nascita, sin dalla sua creazione, la sua missione finale era stata compiuta, perché questo famosissimo, ad oggi leggendario, cronografo era finalmente diventato il Moonwatch. Moonwatch che rimarrà in dotazione di tutte le missioni lunari, quindi fino alla metà degli anni 70, quando poi il programma Apollo verrà cancellato, e tuttora anche oggi l'Omega Speedmaster è l'orologio ufficiale della NASA e non soltanto. Ci sono delle storie che sono anche interessanti, vale la pena raccontare sull'Omega Speedmaster, perché l'Omega Speedmaster non fece soltanto la storia durante l'allunaggio, ma fece la storia anche in un'altra importantissima missione, che fu appunto quella dell'Apollo 13. Apollo 13 che salpò per il suolo lunare l'11 aprile del 1970. Il problema fu che l'Apollo 13 non arrivò mai sulla Luna, perché dopo sole 55 ore di viaggio, di volo, a 380.000 km dalla Terra, su per giù, il serbatoio d'ossigeno della navicella dell'Apollo esplose. Esplose in volo e causò chiaramente danni gravissimi all'ossigeno, quindi l'equipaggio si trovava sperduto nell'universo a migliaia di chilometri di distanza dalla Terra, con una navicella danneggiata, con una missione lunare che non poteva proseguire perché non era più in grado di poter atterrare appunto sul suolo lunare, e con la vita dell'equipaggio in forte rischio. A quel punto l'unica cosa da fare, oltre a
comunicare a terra, a Houston, con la famosa frase "Houston, abbiamo un problema", deriva proprio da lì, dall'Apollo 13, che appunto l'equipaggio aveva riscontrato questa anomalia e questo problema gravissimo, era quello di spostarsi in quello che sarebbe stato poi il modulo che sarebbe effettivamente dovuto arrivare e scendere sulla Luna, che era l'Aquarius. Aquarius, che era un modulo non certamente destinato ad un viaggio di ritorno scomodo e di speranza sostanzialmente verso la Terra, ma che era destinato soltanto ad ospitare due dei piloti, perché uno di norma sarebbe rimasto in orbita ad aspettarli. Ma l'unica soluzione appunto era quella di calcolare, o meglio ricalcolare a mente e con l'aiuto del Moonwatch, la traiettoria di rientro verso la Terra. Traiettoria di rientro che consisteva nello sfruttare la forza di gravità lunare, aggirare la Luna dalla faccia nascosta, la cosiddetta Dark Side of the Moon, famosa, esiste ancora oggi una riedizione dell'Omega Speedmaster che si chiama appunto Dark Side of the Moon, in onore appunto all'Apollo 13, e sfruttando la traiettoria di rientro della Luna lanciarsi come effetto fionda di nuovo sulla Terra. In quella particolare e sfortunatissima e terrificante missione lunare, l'Omega Speedmaster giocò un ruolo fondamentale. Giocò un ruolo fondamentale perché in quel momento c'erano pochissimi secondi per poter decidere effettivamente quale fosse la traiettoria giusta per ricalcolarla. In quel momento il cronografo fece il suo lavoro egregiamente e permise all'equipaggio di poter calcolare al centesimo di secondo quella che era la rotta più giusta per tornare verso la Terra e provare questa manovra incredibile. La manovra funzionò, l'equipaggio a bordo dell'Aquarius riuscì a tornare sano e salvo verso la Terra in un volo tremendo di 5 giorni, tutti stipati dentro il piccolo Aquarius, e in quella occasione si registrarono due dei record della NASA che tuttora sono stati ineguagliati, ovvero la più lontana distanza di un uomo dalla Terra, che è 400.171 km, proprio nel momento in cui l'equipaggio si trovava nella faccia nascosta della Luna, quella che noi da qui non possiamo vedere, e poi uno tremendo, ovvero il più lungo silenzio radio della storia delle missioni spaziali. Nella fase di rientro, l'Aquarius perse i contatti radio con Houston a terra per ben 86 secondi. 86 secondi di vuoto, 86 secondi di nulla, in cui non si sapeva effettivamente da terra se l'Aquarius ce l'avesse fatta a sopravvivere all'atmosfera terrestre. Dopo 86 secondi si riaccende la radio, l'equipaggio stava bene, aveva superato quegli interminabili secondi tremendi all'interno dell'Aquarius che si è rinfiammato a delle temperature impressionanti nel rientro a terra, e anche l'Omega Speedmaster stava bene. E questa è una delle missioni più affascinanti, probabilmente più affascinante anche dell'Apollo 11, che seppur essendo stata una missione che ricordano tutti come una missione dove tutto andò bene, in realtà fu una missione piena di problemi. Ma l'Apollo 13 penso abbia superato in fascino l'Apollo 11, certamente non è stata la prima, ma è stata una missione che per la storia di oggi è ancora più importante, perché in quel momento, in quel caso, se l'equipaggio non avesse avuto in dotazione l'Omega Speedmaster, probabilmente non sarebbe mai più tornato a casa. Con questa chicca finale si conclude la prima puntata di Tic Tac Talk. Non si conclude perché la storia dello Speedmaster finisce qui, ma perché penso che da quel momento in poi l'Omega Speedmaster sia divenuto leggendario sotto tutti i punti di vista, che abbia passato indenne la crisi che di lì a poco avrebbe sconvolto l'orologeria svizzera, ma sostanzialmente la storia più importante dello Speedmaster è stata scritta proprio in quegli anni, cioè nei primi anni della sua vita. Sin da quel momento l'Omega Speedmaster è sicuramente diventato un'icona, un mito, uno degli orologi più desiderati del mondo, e che ancora oggi Omega continua a produrre, fortunatamente, facendo periodicamente delle edizioni particolari, delle edizioni limitate, speciali, per le varie missioni lunari e non solo. E sono sicuro che Omega nei prossimi anni saprà mantenere alto quello che è la storia e l'heritage di questo importantissimo cronografo che ha fatto la storia dell'uomo e dell'orologeria,
e che saprà reinventarlo pur mantenendone quelle che sono le caratteristiche che lo hanno reso così famoso, così fondamentale e così importante in una delle missioni che hanno fatto fare un passo in avanti all'uomo e all'umanità tutta.